Accettare un'offerta è sempre una scommessa, quest'anno però l'assegno è stato firmato in bianco perché non si sa nemmeno contro chi o che tipo di campionato farà il Martinazzi. Questa è una giusta domanda, perché non sappiamo ancora cosa dobbiamo affrontare, perché già affrontare un campionato di Lega Pro è già difficile, non si è per sé, no? Visto quello che è stato l'anno scorso, no? Il campionato avvincente, un campionato dove le squadre sono partite con per vincere il campionato e hanno faticato, con squadre che magari sono retrocesse partendo con altri programmi, c'è un campionato difficile. Diciamo adesso che non sappiamo ancora che campionato fare, cioè se disputare uno o l'altro diventa ancora, però aspettiamo con pazienza ed essere pronti sia uno che l'altro ad affrontarlo. C'è il vantaggio però, come diceva il Presidente prima, sarà un campionato ambizioso, sì, ma tranquillo. Ma guarda, nella vita se uno non è ambizioso, secondo me non può accettare nessuna cosa. Io vengo qui a Martina e prendo tutto alla leggera, oppure non vengo senza ambizioni, senza la voglia di far bene. Nel mio stile, uno viene qui con tutta la voglia di far bene, cercare di avere le motivazioni giuste per poter far bene, di fare di più, con la voglia che uno ha dentro di dimostrare sempre di più giorno per giorno, non ovviamente, però giorno per giorno di dimostrare che bisogna lavorare per cercare di arrivare ai traguardi che la società mi ha posto, ma io devo essere bravo a superarli in positivo. Lunedì si parte per il ritiro, quindi immagino che la squadra sia già quasi pronta. Sì, penso di sì. Lunedì saremo sicuramente pronti per la partenza, sperando bene. C'è la possibilità però che comunque si cambi da qui fino all'inizio del campionato ancora? Cioè servirà il ritiro anche per valutare qualcuno degli elementi che sta facendo? Il ritiro serve, la preparazione serve sempre per cercare di andare a valutare tutto quanto, no? Di valutare il calciatore, di valutare le situazioni che si vengono a presentare giornalmente in ritiro, perché quello è la base che ti porta al campionato e di fare il campionato. Il mio augurio invece è quello di partire come è sempre stato fatto, non 2 anni fa, perché per volontà della società a dicembre mi ha portato via 11 giocatori per problemi economici e non mirare più al salto di categoria o lottare. Però il mio obiettivo è quello di partire lunedì e di arrivare con gli stessi elementi a fine campionato. Quello è l'obiettivo, penso, per un allenatore, che deve essere un obiettivo importante. C'è qualche elemento che ha richiesto in maniera specifica? Specifica no, ho fatto, come ho detto prima, delle giuste richieste. Se la società ritiene opportuno accontentarmi, va bene, però sono sicuro che se non arriva Tizio ma arriva un altro, sono contento lo stesso. Grazie tante, buonasera. Thank you.